Allora, ritorniamo a parlare di James Hollingshead che quest'anno non abbiamo visto perché non ha gareggiato Da quello che ho capito dovrebbe gareggiare all'Arno Classic UK e forse anche all'Arno Classic normale, no? Io, però sicuramente all'Arno Classic inglese, quindi sono molto curioso di vederlo dopo questo periodo in cui non l'abbiamo visto sul palco Perché è un bodybuilder che a me piace abbastanza, ne ho parlato molto in passato, ne ho parlato bene si intende e mi piace cioè ha chiaramente alcuni difetti tipo le spalle le clavicole un po' strette e non si allarga granché bene di dorsali però porta sempre una buona definizione almeno frontalmente molto granitico soprattutto nella parte alta più che nella parte bassa e anche una buona schiena quindi nel complesso è un bodybuilder secondo me di seconda fascia terza fascia che può tranquillamente stare all'Olimpia, può vincere gare più o meno importanti, anche perché ormai i bodybuilder grossi non, non partecipano a queste gare, se non in maniera molto sporadica. E può stare tranquillamente all'Olimpia perché non fa sicuramente una brutta figura. Quindi sono curioso di vederlo tornare sul palco dopo più o meno un anno di assenza e eh, di vedere cosa farà perché è un buon bodybuilder poi uno di quelli che è vecchia scuola cioè tipo Dorian Yates, Blood and Guts, che va in palestra, fa stacchi, fa squat carica un sacco quindi aggiunge anche quel, quel fascino retro al, al bodybuilding mettiamola così se vogliamo contare anche i suoi allenamenti qui vedete che i dorsali non è che siano particolarmente larghi ma perché sono le spalle che non sono particolarmente larghe anche se comunque la vita è stretta quindi c'è quell'illusione in più che abbia questo fisico estetico, questo V-Taper che in realtà non ha appunto per questa questione di, di clavicola però una bella densità muscolare, belle spalle, bei pettorali belle gambe, bei polpacci anche un bodybuilder molto molto completo nella sua fascia di, di competenza cioè la seconda, terza fascia, mettiamola così parlando nuovamente di Good Vito il buon Vittorio praticamente è stato... Operato d'ernia allo stomaco, come quella che aveva uh, filito. non so se si pronunzi ernia umbilicale o una cosa del genere, quindi un altro stop, credo, di breve durata per uh, Good Vito, che dopo quell'infortunio che si era fatto saltando dal palco al ginocchio si è dovuto fermare per questa ernia, quindi vedremo se riuscirà finalmente a gareggiare. Devo dire che sono curioso di vederlo sul palco a un certo punto perché quando l'ho visto gareggiare e tra l'altro questa è la foto che vi ho parlato qualche giorno fa quando l'ho visto gareggiare non mi piace come posa, è troppo scalmanato cioè è un bodybuilder che inizialmente mi piaceva più di Crizzo invece adesso mi piace di più Crizzo rispetto a Good Vito però con anche Neckzilla in rampa di lancio Abbiamo tutta una serie di nuovi pro abbastanza interessanti, è sempre curioso vederli insieme Anche perché sono tutti sul versante mass monster più o meno, non sono di quei bodybuilder estetici che piacciono molto alla IFBB Parlando di bigrami che è risorto Ha fatto questo leggerissimo eh, velocissimo posing con side chest e una most muscular Qui chiaramente denudato, rimasto in pantaloncini e ci ha fatto vedere un po' il fisico, che comunque sembra abbastanza messo bene, cioè ha mantenuto la massa, pur non avendo gareggiato quest'anno all'Olimpia, è abbastanza definito, non credo che gareggerà all'Arnold Classic a Columbus negli Stati Uniti, però io credo che ormai Rami sia un bodybuilder più o meno finito, cioè dopo che è stato declassato in maniera così clamorosa l'anno scorso all'Olimpia, poi quest'anno all'Arnold Classic, secondo me quest'anno all'Arnold Classic è ancora più clamoroso l'Olimpia perché era in una buonissima condizione, sicuramente migliorato rispetto all'Olimpia io credo che ormai il suo tempo sia finito secondo me farà almeno un'altra gara secondo me farà l'Olimpia quest'anno sarà il suo canto del cigno questa impressione perché ormai l'hanno fatto fuori di sicuro non arriverà primo, di sicuro non arriverà secondo di sicuro non arriverà terzo se gli va bene potrebbe arrivare quarto ma anche lì stiamo esagerando contanto che ci sono delle clans for di Ciupan. Samson Dauda, Nick Walker, davanti a lui in ordine gerarchico e anche in ordine di completezza muscolare, mettiamola così, Rami è un fisico abbastanza meno matto ormai, cioè con la parte bassa della schiena che non c'è più, i buchi nelle gambe, le braccia che si erano un po' ridimensionate l'anno scorso, bisogna vedere se quest'anno migliorerà un po', però secondo me lo vedremo di nuovo all'Olimpia. basta, cioè ci saluterà sul palco e si... Ritirerà con due titoli in bacchetta che comunque cioè, è un mistero Olimpia per due, due anni di fila quindi non penso si possa lamentare purtroppo ha vinto l'Olimpia quando già il suo fisico si stava disfacendo però queste sono le mie opinioni magari la gente la pensa diversamente però in questo caso sembra che si stia riprendendo un po' fisicamente è abbastanza pieno le braccia sembrano abbastanza piene anche loro non abbiamo visto la schiena ma non credo che la schiena sia particolarmente miglio buona